Ciao, come stai? Spero che tutto stia andando per il meglio. Oggi finiamo di ascoltare la parte del messaggio, audiomessaggio della ragazza che stava riflettendo sul perdono, anzi, grazie alla quale siamo oggi e ieri abbiamo riflettuto insieme sul perdono. Lei mi ha mandato una domanda riguardo al perdono e poi mi ha mandato anche la risposta. Vedi come funziona quando si riflette insieme. A me succede spesso questo: mi chiamate, mi fate una domanda e poi parlandone siete voi a dare la risposta. Perché questo come dimostrazione che si è confusi solo finché tutti ci dicono che non va bene quello che siamo, che non va bene quello che pensiamo e che ci danno queste informazioni distorte, ma anche non ci danno attenzione. Una persona, quando tu le dai attenzione, riflette molto meglio perché è anche la tua energia. Ricordiamoci che l'attenzione è energia. E quando una psicologa ti dice che tu sei sbagliata, che dovresti piuttosto perdonare, non stare lì ancora a riflettere su cose molto vecchie, ecco che tu ti senti sminuita e sai, se qualcuno ti dice che non meriti, che non vali, che non sei giusta, tu lasci andare un po'. È una cosa, una scelta, anzi, è un risultato energetico. Se tu potessi vedere l'energia, vedresti l'energia di quella persona che si sente sminuita, che poi non si rende conto in quel momento di essere sminuita, però che si sente che quel momento si sente come senza speranze nei confronti di se stessa, nel senso non mi so aiutare, non sono una persona giusta. Ecco, per l'ennesima volta qualcuno ti dice che sei sbagliata, che non stai facendo le cose giuste nel modo giusto. E allora lasci andare un po' il tuo potere, beh, allora aiutami tu. E tu vedresti questa energia di questa persona che lasci l'energia, perché se tu hai l'energia perché pensi di essere una persona che vale, quindi hai bisogno di quell'energia per creare le tue cose. Poi qualcuno ti convince che non vali, quindi tu dici: scusatemi se ho tutta questa energia, a me non serve, tienila tu, aiutami. E allora è questo che fanno i vampiri energetici, no? Tentano di ferirti perché così dopo si sentono ricaricati, consapevoli o inconsapevoli. Quello li fa bene. E ogni volta che noi facciamo qualcosa che dopo ci fa bene, il cervello lo registra come: ok, cosa giusta, così si sopravvive. Però, ecco, riflettendoci, se tu sei consapevole, un essere consapevole non lo fa in questo modo. Per esempio, la ragazza che ama tanto gli altri, ama troppo a volte gli altri, riceve questa soddisfazione da questa anche energia dell'amore stesso che lei dà alle altre persone. Quando vede che sono felici, lei è felice. Io credo che questa energia non gira solo tra gli uomini, ma viene anche dall'alto, dall'universo, così la percepisco io. E quando tu fai una cosa che veramente pensi che sia coerente, che sia amorevole, ti apri a questa energia che viene da sopra. E poi se qualcuno invece ti offende, ti dice che non sei capace, che non hai perdonato, questo sottintende che non sei una persona giusta, che sicuramente non ami, guarda, vedi che tu sei quella che giudica, ecco che lì lasci andare questa energia. Ecco, questo per parlare del gioco energetico. E allora, riflettendo con questa ragazza, praticamente, se tu hai anche sentito il video precedente, l'argomento secondo me principale che poi emerge è questo dell'amore, perché lei dice a me, la ragazza dice a me, che non dire Lorraine che tu non perdoni, perché si vede che sei amorevole. Vedi, non ha detto si vede che hai perdonato, mi ha detto si vede che sei amorevole. E quindi le due cose sono collegate, quindi il fatto di lavorare sull'amore, il fatto di lavorare su andare verso il centro della padella, di lavorare su diventare la persona che lì al centro, in equilibrio, può esprimere tutta la nostra autenticità. E nella nostra autenticità ci sarà sicuramente un grande amore per tutto, per il creato, perché quando stai bene puoi amare, quando stai male, per esempio, è difficile amare. Allora, per amare bisogna star bene, e per star bene bisogna guarire anche queste cose e quindi occuparsi di sé, inteso come di equilibrio, di sé, inteso come autenticità. Occuparsi di sé non significa egoismo, perché vedi che io, secondo me, mi occupo di me in questo periodo e mi occupo tantissimo degli altri, nel senso che se devo dire delle mie 24 ore, se 6 ore dormo, tutto il resto delle ore praticamente quasi mi occupo degli altri.
però è un occuparmi di noi, di me, non come prima che mi occupavo degli altri, ecco, però magari su argomenti e per cose che mi chiedevano, ma adesso lasciamo perdere. E quindi occuparsi di sé non significa che se tu adesso cominci a coltivare te, a cercare anche qual è la tua autenticità, a cominciare a prenderti cura e attenzione per la tua vita, cura non significa solo vestirsi bene o trattarsi bene, cura significa anche guardarsi dentro, cura significa che se tu hai deciso che fai qualcosa ogni giorno, dopo lo fai, ma non perché lo devi fare per raggiungere un risultato, ma perché lo fai perché l'hai deciso e poi ti osservi. Io dico sempre quando facciamo questo lavoro su noi stessi, con le ragazze che lo fanno insieme a me, noi non ci osserviamo per cambiarci, o tanto peggio per giudicarci. Noi ci osserviamo per vedere, noi ci osserviamo per comprendere, per comprenderci, perché è come, sì, come si dice, se conosci te stesso, non come si dice, come è scritto nel Tempio di Delfi, conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dèi, qualcosa del genere. Perché sì, perché conoscere, due sono le cose nascoste secondo me in questa frase. Uno, perché dentro di noi è nascosto tutto l'universo, nel senso, se noi comprendiamo come funzioniamo noi, comprendiamo tanto. E un'altra cosa è che spesso l'universo è il proprio riflesso di quello che noi sentiamo dentro. E se noi siamo state cresciute e cresciuti da famiglie che ci hanno comunicato, lascia stare proprio l'informazione di noi proprio che siamo sbagliate e sbagliati, ma proprio un modello comportamentale in generale non sano, non buono, tossico. E allora questo dopo si riflette nel nostro mondo, perché è come una nostra scelta, ecco, questo è un argomento vastissimo. Volevo finire di ascoltare i messaggi sul perdono, perché tra l'altro il video si è truccato proprio sul più bello. E adesso te lo faccio sentire la continuazione e poi se abbiamo tempo commentiamo. Posso dirti anche questo, cioè che Scusami. Perché era proprio la fine di questo messaggio. non so come spiegarti in modo diverso, che quando tu, quando c'è una ferita appena fatta, che ancora non si deve, non si sta chiudendo, dov'è? Quando ti dicono no, non fa niente, no, non è niente, no, poverini, non l'hanno fatto apposta, suona come un insulto. Questo volevo dirti, cioè non è tanto il per... anzi, ti posso dire anche questo. Posso dirti anche questo, cioè che come posso dire, perdono, io lo stavo già processando, come devo dire, lo stavo già. La sveglia. Su, perché io devo andare. No, ridammi i messaggi. Portando avanti proprio per il fatto che mia mamma ha avuto un rifiuto per me, cioè è inutile che non è, non è che non è, non è capace, mia mamma somiglia molto alla tua, tu diresti della tua che è incapace di intendere e di volere, che poverina non l'ha fatto apposta. Io sinceramente quando mi ha detto così mi sono sentita ancora peggio, quindi non più che il per, anzi, ti stavo dicendo, io il perdono l'avevo anche già cominciato a valutare proprio sulla verità, però. Cioè, non è che io perdono perché mi sto inventando che poverina mia mamma non è incapace di intendere di volere. La perdono perché ha avuto nei miei confronti il cuore chiuso. Cioè, questa è la verità. A me non mi ha amata, punto. Cioè, questa io la perdono sulla base della verità, però sempre è solo la verità. Questo volevo dirti. È importantissimo questo, è importantissimo. La posso perdonare, ma in base alla verità. È quello che dicevo anche nell'altro video: se tutti validassero quello che è successo, è ovvio che dopo ti chiedono, ma tu la perdoni? È ovvio che la perdono, o li perdono, chiunque, di chiunque stiamo parlando. Però sulla base della verità, non possono tutti parlare, cioè non si può andare avanti con questo teatrino in cui tra l'altro tu sei quella sempre storta, è quella che ha sbagliato, è quella di cui tutti pensano che sei un po' storta, sempre se nei
nei posti dove tua mamma è più rispettata di te, o che semplicemente che è venuta prima di te, perché c'è questa caratteristica umana che noi teniamo ovviamente a credere a quello che gli altri ci raccontano, soprattutto se sembrano credibili. E poi quella versione ci sembra subito giusta, la seconda persona che arriva e che ci racconta un'altra versione della stessa storia, il nostro cervello non l'accetta di buon grado perché dovrebbe modificare quello che sa di quella situazione e per modificare deve avere una motivazione. Allora è molto facile che percepisci te che vieni e dici ma no, non è andata così e dici la tua versione che è vera. Non viene invece percepita come tale perché mi sta raccontando la sua versione diversa, forse pensano che ti vuoi giustificare, che ti stai inventando una storia per salvare la faccia, perché sei tu quella con la faccia sbagliata, con la faccia storta, proprio perché hanno creduto alla prima versione. Ma ti ripeto che tu sei buonissima, secondo me, sei proprio dolcissima, non dovresti farti prendere, insomma, da queste parole che o è stata la psicologa mia o la mia, io ormai non la frequento più, insomma, o è stata lei, o è stata la psicologa di un'altra ragazza, non dovresti farti prendere, secondo me, perché tu hai perdonato, certo, ovviamente hai paura, penso, no? Forse scambi, non so, non voglio dirti perché tu sei più esperta di me, però dall'esterno il video di oggi. In alcuni punti almeno era come se ti dessi di meno, invece no, proprio no. Eccoci, grazie di questi messaggi, audio messaggi. Per concludere questa riflessione, ma non per concludere perché io suppongo che adesso ci rifletteremo ancora, forse abbiamo altro da dire su questi video, adesso però io devo andare, però come per concludere questo, vorrei dire anche a proposito di religione, perché poi con lei abbiamo parlato anche un attimino della religione e del perdono come viene visto nella religione. Secondo me, visto che abbiamo toccato questa comprensione che l'amore è quello che ti aiuta poi anche a perdonare e che succede spontaneamente, è importante dove diamo l'enfasi. Allora, l'enfasi di queste famiglie strane, quando tu sei il bambino sbagliato, la bambina sbagliata, quando si parla di te, l'enfasi è su tutte le tue caratteristiche, ma che non sono buone, tutti ce le abbiamo. Oppure qualcuno se le può anche inventare, ma tra l'altro in queste famiglie aliene, qualcuno può prendere un tuo talento, che è la cosa più sacra che hai, e parlarne male, se so, trasformarlo in una caratteristica storta. Anche questo succede spesso, che significa che imbruttiscono la cosa più sacra che hai. Quindi ti deridono per qualcosa che invece è importante. Tu tutta la vita poi ti senti imbarazzata perché fai bene quello che non è importante. Allora queste sono cose secondo me allucinanti che possono rovinare una vita finché non ci se ne rende conto e poi si lavora su di sé, perché rendersi conto a volte non basta. Perché è come se tu hai un'applicazione sul cellulare e ti rendi conto che hai un'applicazione che non vuoi. Poi devi entrare nel sistema e capire come disattivarla, come cancellarla oppure come sostituirla. La stessa cosa vale per noi. Se noi abbiamo queste registrazioni nel subconscio che noi non valiamo, che siamo storte, storti, abbiamo bisogno di entrare nel subconscio e sostituire queste convinzioni con altre. Quindi ci sono degli esercizi apposta e delle riprogrammazioni mentali da fare. E l'enfasi, per quanto sia difficile per una ragazza che ama troppo gli altri, ama poco se stessa, quindi pensa di non valere, quindi anche questa cosa di mettere attenzioni, ma non attenzioni positive, l'enfasi sulle cose proprio positive, all'inizio sarà proprio difficile, ecco. Forse ci vorrà addirittura l'aiuto, forse ci vorrà qualcuno che ti ricorda di farlo, quindi sì. Guardare i video che ti ricordano di farlo in positivo, ecco, questo aiuta, a me ha aiutato quando ho avuto bisogno io, che poi ho ancora bisogno a volte di ricordarmelo, a volte addirittura sì, puoi anche scegliere un video che hai capito che ti fa bene e guardare sempre quello, perché non è tanto l'informazione proprio che passa come informazione, ma l'informazione subliminale che ti passa, quella che ti fa star bene, quella l'informazione che la frequenza, una persona che ti rispetta e che ti
ti sprona a ricordarti e mettere appunto enfasi sulle cose anche piccole e quotidiane che però hai fatto bene. Se invece sei un bambino che è stato maltrattato e è stato usato per scaricare le proprie ombre su di lui e dire che lui tutto il male, che lui è quello, rappresenta la parte storta purtroppo, e allora tutta l'enfasi è stata messa appunto in modo negativo su di te, e quindi se tu fai una cosa piccola, per esempio sbagli o ti viene male, ci stai male tutto il giorno, no? Perché sei abituato a mettere l'enfasi su quella cosa negativa, poi invece hai fatto qualcosa forse anche di grande e di buono e di utile, necessario per gli altri, sei felice un attimo e poi sparisce, perché non ci metti l'enfasi, cioè ci metti l'enfasi sempre su quell'altra cosa. Io questo l'ho scoperto grazie proprio all'agenda Real Life, perché mi sono messa sulla pagina anche il successo di oggi, no? Queste piccole cose, e poi mi sono accorta qualche volta che ho avuto qualche grande successo di essermene completamente dimenticata, mentre ero mortificata per una piccola cosa che è andata male dopo, ma anche piccolissima veramente. E invece mettere l'enfasi sull'amore, sul fatto che noi amiamo, sul fatto che facciamo le cose, che ci stiamo impegnando, ecco, imparare questa cosa. Ti abbraccio tantissimo e spero di vederti presto in un altro video. Ciao!